Martedì 23 aprile del 2013, buongiorno con Uno Mattina Caffè da Roma all'Ungheria al seguito di Paolo Carrino. Vediamo un po' che cosa ha trovato. C'erano dei divi della musica popolare che in realtà si chiamavano Franz Liszt e per i quali la gente si strappava i capelli ai concerti, e questo non l'hanno inventato i Rolling Stones o i Beatles. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Senti, carina mia, vuoi se mi tocchi? Pensi che questa opera qui, 6 giorni alla settimana, è sempre piena. Qui al nostro Teatro dell'Opera di Budapest, ogni anno è l'anno della cultura italiana. Ma che vuoi farmi? Voglio far quello che parmi. Il 6 aprile organizzeremo tante manifestazioni per strada, in città, per il bicentenario del vostro grande Giuseppe Verdi. I nostri ragazzi rappresenteranno brani di opere verdiane. Qui da noi la lirica italiana è sempre protagonista. Io vuoi vedere di rompere la corda? La cinarella, ma nulla mi dirai di sì. Ma c'è anche il Festival della Musica Rock. Abbi pietà di me. C'è un'isola nel Danubio, che è l'isola di Obuda, dove si svolge uno dei più grandi festival del mondo, il Sziget Festival. Che è una delle cose più belle che io abbia visto da quando sono venuta in Ungheria, perché è una adunata di ragazzi giovanissimi. Gli italiani formano una delle comunità più interessanti e più folte nel nostro festival. Devo dire che la partecipazione italiana è stata particolarmente interessante dal punto di vista musicale, perché c'è questa organizzazione, si chiama Puglia Sound, che ha messo insieme una serie di gruppi d'avanguardia che hanno attirato moltissima attenzione, hanno avuto un grandissimo successo. È automatico che per ogni euro investito in cultura alla comunità ne ritornano 4. Bello questo paese dove mettono insieme la musica rock e Don Giovanni che tanto ci sta nel cuore.